Ladies and gentlemen, bentornati in un nuovo video. Sono contentissima di essere tornata. Sono tornata da Milano. Quante volte ho detto tornata? E sono qui per fare un video Get Ready With Me, che ho visto che vi è piaciuto tantissimo l'ultimo che ho fatto. Ve l'ho lasciato da qualche parte. Di questo sono molto felice, contenta. Stavo per dire fontenta. Intanto che vi spiego cosa ha di speciale questo video, devo partire subito perché mi sono lavata il viso e ancora non ho messo burro cacao e crema viso, che tra l'altro ho da tutte e due praticamente una settimana e qualcosa, sono entrati a far parte dei miei Holy Grail, cioè veramente sono due prodotti che amo, che sto amando e quindi veramente avrete visto o vedrete tra poco il video dei preferiti di questo mese che abbiamo girato con Deborah e l'abbiamo girato prima di Milano, quindi una settimana e mezzo fa. E questi prodotti ancora non li avevo. Vado a mettere quindi il burro cacao di questa marca qui, che fa ben 21 gusti. Questo è il cocco. Fatemi sapere se lo conoscete, se conoscevate già questa marca, che è vegana con ingredienti crudi e premium organic. Ha un odore di cocco spaziale. L'unico neo è che non rimane tantissimo, quindi lo vado a riapplicare spesso perché mi piace l'odore, mentre l'idratazione dura ore e ore e ore. L'altra cosa che sto amando da morire, segnatevela, andate da Lush a provarla anche sulla mano, tanto capirete subito che consistenza ha, è una crema per il viso perfetta, si chiama Luminosa, per chi ha la pelle mista e soprattutto grassa. Vi giuro, sapete che la mia preferita per questo tipo di pelle, che è la mia, è la crema Eterea di Neve Cosmetics, però adoro anche cambiare perché altrimenti la pelle si abitua a qualcosa e ho trovato finalmente la cosa perfetta per, così, per variare ogni tanto. Non ne serve tanta, infatti questa durerà parecchio. Questo video, come vedrete dal titolo, contiene un giveaway ed è un giveaway speciale. Sono stata molto contenta di essere stata ricontattata da Machiglialia dopo la prima collaborazione e ancora devo finire di provare i prodotti che mi hanno mandato della prima, appunto, collaborazione, del primo video, che vi lascio sempre da qualche parte, non vorrei rimanesse indietro su qualcosa. E infatti a breve girerò un test and tell sulla tinta labbra di The Balm, che mi ispira tantissimo. Su questo sito, che è Machiglialia, vi ricordo che è un sito spagnolo che spedisce in Italia in pochissimi giorni. Per le spese di spedizione andate a vedere sul sito, ma in generale sono basse anche quelle, poi dipende sempre se superate una certa soglia di acquisti. Ci sono poi in questi giorni i saldi, quindi trovate un sacco di offerte speciali, un sacco di brand top, tra cui questa novità speciale che è Model's Own. Se l'avete già vista, se questo marchio vi è già familiare, questo sì, questo logo, è perché la Model's Own ha sempre fatto gli smalti, sempre tra i più famosi. Quando sono andata a Londra la prima volta, mi ero fatta una lista di brand da prendere assolutamente perché non c'erano in Italia e presi anche uno smalto della Model's Own. Adesso il brand si è allargato creando make-up, quindi tanti tanti prodotti viso, labbra, occhi. E la cosa bella è che io di questa box ne ho un'altra esattamente identica, gemella, che è quella che potrete vincere nel giveaway. Il giveaway questa volta sarà lampo perché sarà molto breve, dato che io il 31 luglio partirò. Voglio quindi spedirlo, avere tutto il tempo di appunto contattare la persona che ha vinto, eccetera, eccetera. Durerà esattamente una settimana sul mio Instagram e vedrete lì tutte le regole per partecipare, ma comunque adesso ve le dico. Il giveaway terminerà quindi il 27 luglio, sempre alle 23:59 la sera, e il giorno dopo, ovvero il 28 mattina, io annuncerò la vincitrice. Per andare a vedere la vincitrice, così come è stato per il giveaway, per i giveaway passati, basta andare a vedere, in questo caso, la foto. Io la modifico scrivendo in alto il risultato, poi vabbè, taggo la persona che ha vinto, vado anche a rispondere alla persona che ha vinto nel profilo, eccetera, eccetera. Però per tutti gli altri che vogliono vedere comunque chi ha vinto, basta andare a vedere nel caso del video l'info box, nel caso delle foto l'ho scritto proprio alla prima riga delle foto, modificando il post. E niente, per vincere bisogna ripostare la foto che pubblicherò sul mio Instagram, seguire me e i profili di Machiglialia su Instagram. E una volta che ripostate la foto sul vostro profilo Instagram, dovete taggare due amiche o due amici per partecipare. I prodotti che troverete all'interno sono gli stessi che io adesso andrò ad utilizzare nel video. C'è questo smalto qui di un colore divino. Io ultimamente non utilizzo gli smalti perché faccio il gel, il semipermanente, ma questo qui è veramente bello, quindi lo terrò comunque perché magari chiedo se me lo può mettere sulle unghie
poi metterci sopra il gel, insomma non lo so, ma mi piace davvero tanto tanto. Questo qui che andiamo subito a provare è il Face Base Primer. Quindi innanzitutto vedete che carini anche i packaging, a me piacciono moltissimo. È molto chiaro, però non è un fondotinta, quindi sicuramente si... insomma dovrebbe diventare un po' trasparentino sul viso. In questi giorni che sono stata a Milano, sono stata benissimo. Ho fatto dei vlog, li ha fatti anche Deborah, e penso che li avrete visti, spero, comunque sia sul mio canale dei vlog che sul suo principale. Mi sono recata in particolar modo ad Andrea e Fre, con i quali abbiamo fatto l'ultimo video che avete visto sul mio canale prima di questo qui. È nato un amore come se ci conoscessimo da una vita. Pensate che l'ultima sera dovevamo andare a ballare, siamo rimasti fino alle 5 di mattina a parlare. Cioè è veramente stato come scoprire due fratelli a Milano. Che ne dite? Un'altra cosa fighissima che fa parte sempre della linea della, per la base, quindi ha lo stesso concetto di packaging, è questa qui, ed è una palette di correttori. Guardate che carina, con questa scritta qui. Mi pare che già vi avevo detto della mia fissa ultimamente per i colori, cioè per i concealer colorati, soprattutto per il verde. Ebbene sì, quindi sono stata contentissima di avere un altro correttore verde, altri correttori colorati, oltre la solita palette che ho, che sto per terminare poi. Ok, ne metto un po' sul naso, pieno di rossori. Fatemi vedere un attimo perché mi sembra una texture abbastanza grassa. Sì, è una texture troppo grassa per me da mettere nella zona degli occhiali, quindi vado a mettere uno dei miei correttori. Utilizzo uno dei miei preferiti di sempre, che è il Creamy Beige della LA Girl, questa marca qui. E questa anche è una marca che potete trovare su Maquillalia. L'applicatore poi è comodissimo. E poi vado a mettere però un bellissimo correttore per illuminare, aprire lo sguardo, che mi ha regalato Deborah, visto che lei ha ricevuto praticamente tutta la collezione di questi concealer. È il Born This Way. E come vedete già dal packaging è stupendo. La mia è la colorazione light medium ed è praticamente bella giallastra, perché è così la mia vita. Sicuramente mi piace com'è, sicuramente lo sto amando. Ha un profumo di cocco fantastico, ma è il nome. Io non so se voi lo sapete, ma io sono una grandissima fan di Lady Gaga, ma veramente da prima di Poker Face, e sono legatissima a questa canzone. Penso sia una delle canzoni con il significato più forte e più bello che siano uscite negli ultimi, ecco, nell'ultimo decennio. Durante l'ultima sera, appunto, quando siamo stati a dormire da... quando siamo state io e Deborah a dormire da Andrea e Fre, il giorno prima c'era arrivata la mail per l'apertura di NYX a Porta di Roma il 21 luglio, ovvero per voi domani. A Porta di Roma ci sono state tante cose. Ci ha incontrato i Tokyo Hotel quando c'era ancora la FNAC. Ci hanno detto il tema della giornata che ci sarà domani, che è il tema ombre. Allora lì ho pensato, Andrea lì faceva il parrucchiere, ma hai qualcosa di semi permanente, qualche colore? Mi piaceva l'idea del verde acqua, però Deborah, che ha fatto tutti i colori sui suoi capelli nel corso degli anni, mi ha detto guarda, il verde e il blu tendono a non andarsene anche se sono semi permanenti e ti rimangono per tanto tempo. E poi in realtà lui cercando aveva soltanto un colore non semi permanente ed era quello che lui ha sui capelli, quindi se avete visto il video precedente già sapete, ovvero il rosa. Proprio, sapete Rosa Elodie di Amici? È veramente quel Rosa Elodie, soltanto che non era semipermanente. Quindi ho deciso di fare soltanto le punte e le ho fatte rosa. Guardate che bel rosa che è, cioè non so se riuscite a percepirlo, ma è fantastico. Poi lui, essendo parrucchiere, ha fatto veramente un lavoro di sfumatura, nonostante la parte dove poteva lavorare era piccola, perché io gli ho detto comunque rimani proprio sulle lunghezze, sulle punte, così che dopo l'estate le taglio e ciao. Queste qui sono le punte. Ah, io le amo moltissimo. Cioè, sono veramente troppo un rosa bello. Troppo, troppo figo, e sono stata contentissima, ringrazio ancora Andrea, cioè quella sera veramente dovevamo fare 3000 cose e non abbiamo fatto nulla. Fatemi sapere se a voi piacciono, cosa ne pensate, io veramente sono
troppo carini. Poi non li avevo mai fatti colorati, la prima volta, bam, neanche semipermanente, quindi fantastico. C'è stato chi mi ha detto tipo, ma adesso hai 3 colori in testa? E volevo rispondergli, beh, sai contare. Questa figata di palette, già dal packaging, dalla scelta del font, che sarebbe il carattere della scritta, guardate qua, sì, magari la giro, olografica, cioè, olografica e bianca. Vi ricorda qualcosa quando vi parlavo della mia ideale futura, chissà, linea di make-up? Sarebbe stata proprio così. Questa è una contour palette. E la tiro fuori perché intanto mi serve più che altro come specchio per questo qui, che è l'eyeliner ed è un color petrolio proprio alla The Lady. Cioè. Sì, vedete che c'è una doppia punta perché da un lato è proprio a pennarellino, mentre dall'altro è un eyeliner sfumabile come fosse una matita. Non ho intenzione di usarlo come eyeliner, ma voglio andare a fare le sopracciglia di questo colore perché mi piace moltissimo il petrolio. Questo trend delle sopracciglia colorate è piaciuto a moltissime di voi. Tant'è che mi state mandando le vostre foto anche su Snapchat dei trucchi che avete ricreato con le sopracciglia colorate. E sono particolarmente fiera di 2 ragazze che sono uscite di casa così. Ok, rieccomi. Ho fatto le sopracciglia. Le ho fatte belle, super belle definite, veramente geometriche, squadrate. Calcolate che ieri ho provato l'eyeliner sulla mano, mi sono lavata un sacco di volte, ho fatto anche la doccia, ma è ancora qui, la parte questa qui a pennarellino. Finiamo la zona del viso prima di passare agli occhi con questa palette che vi ho fatto vedere prima chiusa, ve la faccio vedere aperta, è favolosa. Ha 3 polveri per il viso, una che serve per il contouring, una per illuminare e sono tutte e due matte e poi c'è questo blush. Io però vado ad utilizzare prima la parte illuminante, tra virgolette, matte, vediamo un po' com'è. Sculpt però in realtà è bello caldo come marrone, quindi anche secondo me è un po' come bronzer. Sapete che poi io non ho problemi a fare il contouring caldo perché mi piace. Quindi invece fatemi sapere nei commenti se voi avete mai fatto i capelli colorati, soprattutto in vista dell'estate o se avete intenzione di farli. Blush che poi ci farà praticamente anche da illuminante con tutto ciò. Bello comunque, un bel color corallo con dei riflessi dorati. Sì, è proprio molto Orgasmo di Nars. Le palette occhi, in realtà la palette è soltanto questa qui. Si chiama Rockstar. Con questo packaging che praticamente sembra un giacchetto di pelle. Come l'altra, fuori è bianca con la scritta olografica, ha uno specchio, un pennellino che a differenza di tanti di quelli che di solito si trovano nelle palette, questo è veramente carino da utilizzare. I colori che troviamo all'interno sono in realtà lontani dai miei gusti. Vedete che sono tutti abbastanza freddi, tutti i colori belli cupi, freddi, invernali. Io in realtà adoro i colori caldi, cioè lo sapete se mi seguite da un po'. Se siete nuove, benvenute, io amo i colori caldi. L'altra palettina invece, questa qui, si chiama la Color Chrome e non so quanti colori ci siano di questa figata qui. Questo è lo 01 color platino. È un piccolo set. Dentro trovate 3 cose. Una è praticamente un vassoietto dove mischiare il liquido eye primer con l'eyeshadow proprio in pot, che sembra tantissimo un ombretto di color pop, figata. Fatemelo swatchare, che non l'ho ancora swatchato. Voglio vederlo prima, senza primer, se è comunque scrivente. Cioè, ci ho fatto una cacchio di ditata. Cioè, sono morbidissimi. Che figata. Io non sono una fan degli ombretti argento, ma questa formula con un oro, con un rame, con un verde, un viola. Ok, magari quello lo vado ad utilizzare dopo nell'angolo interno, mentre sul resto dell'occhio voglio fare un trucco bello pesante utilizzando Wild Out, che è questo colore qui, Buzzing nella piega, Epic sotto l'arcata sopraccigliare, basta, forse un pochino hyper. Avrei voluto utilizzare Electric, che è diciamo l'oro un po' più scuro, però se vado ad utilizzare l'argento nell'angolo interno no. Primer occhi della Elf, questo qui sempre
semplicissimo con il quale mi trovo bene. Poco tempo fa avevo visto sul canale di Sistiana un video fighissimo che si chiamava Decluttering e mi ha incantata per non so quanti minuti, cioè quel video mi ricordo che durava tantissimo e io sono stata a vederlo tutto. Dopo aver visto il suo, ho scoperto che ne esistono parecchi di questi video, però in Italia sinceramente l'ho visto soltanto da lei, poi non so se qualcun altro lo ha fatto e me lo sono persa. Questi giorni sono stata pochissimo a vedere video. Insieme a voi, in telecamera, io metto a posto la mia makeup collection, cioè veramente in due parole è questo che si fa in un video decluttering, che però non vorrei neanche chiamare così, perché non tutti sanno cosa vuol dire, quindi mi pare che Fre mi ha dato l'idea. Come ha detto prima, magari mi risento il vocale, comunque tipo lo tengo, lo butto, lo regalo, una cosa del genere. Adesso vado a prendere il Model Zone che prima ho accuratamente rovinato. Chissà se con il pennello si prende. No, si prende pochissimo col pennello, cavolo. Col pennellino rilascia solo glitter. Ci sono riuscita più o meno. È comunque molto glitterata, però è figa, mi piace tanto. Anche perché, ripeto, a me invece su tutta la palpebra mobile l'argento non piace, perché, voi non lo sapete, ma ho avuto un trauma. Cioè io praticamente ai miei 18 anni ero truccata di oro di nero e argento. E niente, sapete quando avete avuto la fissa da piccole e quindi adesso è tipo per voi la cosa più brutta del mondo? Ecco, per me la palpebra argento è una delle cose più brutte del mondo. Anzi, se trovo, come ero truccata ai miei 18 anni, ve lo metterò sicuramente in una prossima puntata di Ma come mi truccavo. In realtà mi piacerebbe anche farlo diventare un tag. Suggeritemi qualcuno che potrei taggare, di cui vorreste vedere le foto di come si truccavano tempo fa. Per l'eyeliner, siccome è così scuro questo make-up e anche le labbra saranno scure perché l'ultimo prodotto che vi mostro è una tinta labbra, volevo utilizzare il White Liquid Liner di NYX, che vi devo dire la verità non ho mai usato. Spero che non si sporchi avendo la palpebra così colorata di scuro. Incrociamo le dita e vediamo. Veramente il mio problema sono sempre le ciglia lunghe, lunghe, lunghe e quindi mi si sporcano di eyeliner. Vi parlavo prima della tinta, che è questa qui. Molto bella secondo me anche parlando di packaging, qui è tutta completamente opaca. Questa è la 07 ed è, non so se ha anche un nome, 07 Berry Cool. Ha una texture, si addimenta. Ha una texture molto mussosa, tipo i Soft Matte Lip Cream di NYX. Ha questo odore di menta, che non solo è un odore, ma sento le labbra anche rinfrescate. Questo è il risultato, mi piace moltissimo. Mi ricorda un po', come dice Fre, una cocorita futuristica. Se vi piacciono i Get Ready With Me e volete che io ne faccia altri, lasciate un mi piace qui sotto. Se non siete iscritti al canale, potete farlo cliccando The Lady qui sopra. Se non mi seguite sulle altre social, potete vedere come mi chiamo qui sotto, che non è poi difficile, sono tipo la stessa su tutti i social. E qui potete recuperare l'ultimo video perso sul canale, dovete, se non l'avete visto, con Andrea, Fre e Deborah. Mentre di qua, l'ultimo vlog. Non dimenticate di andare su Instagram per vincere anche voi la box di Models Own in collaborazione con Maquiglialia. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Bye!